Tutto a posto, Bruno? A postissimo. A me non sembra. No, il motore ha solo bisogno di girare un po'. Senti? Fa le fusa come un gattino. A me sembra un gatto anziano, con la bronchite. Te l'ho detto, deve solo camminare. Vado a farci un giro. Da chi vai? Per chi è quella rosa? Per Tina. È il suo compleanno, mi vedo con la mamma. È meglio se prendi un'altra macchina. Buon compleanno, tesoro. Ecco, mi arrivo. Che cosa ti prende, Melissa? Ha chiamato Miles per sapere quando andiamo in albergo. Non è un buon motivo per fare chiasso. Non c'è nessuno a quest'ora. Perlomeno nessuno che possa essere disturbato. Hai disturbato me. Scusa, donna. È stato insensibile da parte mia. Lo sai, non sono un tipo mattiniero. Ma capisco benissimo che tu non voglia incontrare la tua ex moglie. È Teresa che non vuole incontrare me. E ora pregherei Teresa Brown di fare un passo avanti. La signora Brown ha concluso il suo corso di studi in modo davvero brillante. Le mie congratulazioni. Grazie, dottor Mattson. Stewart, adesso siamo colleghi. Oh, grazie, dottor... collega... Stewart. È arrivato il momento di fare una bella foto di gruppo. Venga vicino a me. Sappia che non vedo l'ora di collaborare con lei. Collaborare? Sì, ma glielo spiego dopo. Spero che verrà alla cerimonia di consegna dei diplomi. Oh, purtroppo non posso, ho un appuntamento con mio figlio. Oh, tranquilla, troveremo un'altra occasione. Manda il cielo, potreste darmi un passaggio? Ehi! Sophie! Non è possibile, questo è... destino. Lei sa chi è? Un conoscente. Ah. Beh, tanto conoscente non direi. Credo che a nessuno interessino i particolari adesso. Torno tra un minuto. Bruno, lascia stare. Di chi è questa macchina? Del mio fidanzato. E ce l'avevi anche allora, il fidanzato? No. Bene, lo voglio sperare, perché quello che c'è stato tra noi è stato meraviglioso. E poi sei praticamente scomparsa. Non sono scomparsa, me ne sono andata. Ma tu avevi detto di amarmi. Sì, avevo le idee un po' confuse. Ma questa è la mia... Oh. Alla fine l'hai riparata davvero. Sì, io e lei ci siamo consolati a vicenda.
Oh, il mio vecchio macinino. Ti avevo promesso che l'avrei aggiustata. Deve esserti costato una fortuna. E tanto amore. Ma perché non ti ci siedi un attimo, dai? Oh. È tutto nuovo, vero? Sei impazzito. Impazzito per te. Hank non ha fatto che maledirla questa macchina, ma io ero sicurissimo che ci avrebbe fatto rincontrare. Così possiamo salutarci definitivamente. Sophie! Abbiamo passato 2 giorni bellissimi. No, ti prego, non te ne andare. Perché? Per un giro di prova. Non puoi lasciarmi in mezzo alla strada. Ti chiamiamo il soccorso stradale. Ma questa macchina è tua. Puoi tenerla, te l'avevo già detto allora. Stai bene, Bruno. Mamma, ma dove eri finito? Io ero in panne. E che c'è di divertente? È successa una cosa incredibile, ma te la dico dopo. Vieni, prima andiamo da Tina. Non avevamo mai avuto una tirocinante brava come sua figlia Tina. Lo so, Miles. Aveva grandi progetti per l'albergo. Voleva modernizzare tutto. Cosa che io avrei sicuramente sconsigliato. Che fine ha fatto suo figlio? Non è interessato neanche un po'? Non lo è mai stato. Vedrà che magari prima o poi cambierà idea. Piuttosto improbabile. Comunque sua madre mi ha detto che vorrebbe essere liquidata. Dovrei separarmi da questo vecchio casermone. Guardi che questo vecchio casermone è stato costruito dal suo bisnonno. Tranquillo, Miles. Non potrei mai chiudere l'albergo. Che c'è da fare? Siamo al completo e abbiamo un matrimonio e una festa aziendale, ma siamo in perfetto orario sulla tabella di marcia. Ecco, prego. Che cosa farei senza di lei, Miles? Potrebbe andare a fare shopping con Melissa. Oggi dovrà farlo da sola. Papà è già stato qui. Ci ha evitato anche questa volta. Come fa sempre davanti alle difficoltà. Tuo padre è solo... Lascia stare. Ci manchi, Tina. Manchi a tutti noi. Su tuo padre? Ah, è tutto ok. Hai bei momenti insieme, Stuart. C'è qualcosa tra voi? Ma smettila. Oh. So che per te non è stato facile, Bruno. Ma io e tuo padre ormai siamo separati da 2 anni ed è ora di guardare avanti. Chi si ferma è d'impiccio, soprattutto per se stesso. Quindi in fondo dovrei dire grazie a quella cameriera. Melissa. Melissa, sì, esatto. A volte serve una spinta per ricominciare tutto da capo. Come vedi, da oggi tua madre è una mediatrice abilitata. I miei complimenti. Grazie. E può darti da vivere? Ho chiesto a tuo padre di liquidarmi la mia parte dell'albergo. Avrei dovuto farlo prima. E così farò fronte al primo periodo, finché non avrò trovato un lavoro. Dobbiamo festeggiare. Già. Tu credi che papà e Melissa progettino un futuro insieme? Lei vuole soprattutto una cosa da lui. E non è il suo corpo. Cosa devo fare? Cambiarla. Non funziona.
Ieri sì, se non mi sbaglio abbiamo fatto compere. Lo ricordo bene. E forse si è surriscaldato. Questa carta è bloccata. Non ho potuto pagare i miei acquisti. Sai quanto è stato imbarazzante? Sarà un errore della banca. Sistemo subito tutto. Oh, Miles, può chiamare Ben Foster della banca e fissare un appuntamento? Non è necessario, il signor Foster l'aspetta nel salone. Oh. Torno subito, amore. Buongiorno, signor Foster. Buongiorno a lei. La ringrazio di avermi ricevuto. Andiamo nel mio ufficio? Purtroppo Don non è più il suo ufficio. Ma di cosa sta parlando? È molto spiacevole per me portare brutte notizie, ma qualcuno doveva farlo. Lei è al verde, signore. E questo albergo non è più una sua proprietà. Lo saprei se avessi venduto l'albergo, ma non l'ho fatto. Però lo ha usato come garanzia con la nostra banca per ottenere il credito per l'acquisto delle sue quote del fondo Grand. Sì, e allora? Purtroppo quel fondo è stato chiuso oggi dalla Consob, quindi le sue quote sono prive di valore. Cosa? E perché? Con esattezza non so dirglielo, ma da quanto sono riuscito a capire c'entra un pacchetto azionario asiatico. È lei che mi ha convinto a investire in quei fondi. Credo che convinto non sia il termine giusto. Mi disse che con quell'investimento vantaggioso non avrei rischiato niente. Per ovvie ragioni, una cosa del genere non la direi mai. Non esiste alcun investimento senza rischi. E stavolta è stato sfortunato. E ora? Che dovrei fare? Togliere le tende. Lei vive qui nell'albergo, no? Ha anche la macchina. Rientra nel patrimonio aziendale. Le chiavi, prego. Certo, certo che rivoglio i miei soldi. Mi è costato una fortuna e quel motore non funziona. Peggio per me. Allora mi stia a sentire. Pronto? Problemi? Ho montato un motore nuovo sulla vecchia cabrio e come hai visto non funziona. E i soldi posso scordarmeli. Sei in difficoltà economiche? Tuo padre cerca sempre occasioni di investimento. La soddisfazione di farmi prestare dei soldi da lui non gliela darò mai. Secondo me esageri. Apri la bottiglia. Non preferisci conservarla? Per te, Stuart. Tina sarebbe contenta, non avrebbe voluto che restassi sola. E tu invece, che sei sempre solo? L'avaria al motore è stato un bene inimmaginabile. Non mi dire che l'hai incontrata di nuovo. Sophie, la futura bellissima signora Brown. Che matto! Aprila. È assolutamente divina. Per ora posso dirle soltanto questo. Oh, il suo fidanzato, signorina. Sì? Ti piacerebbe vedermi? Non ci provare. Prima del matrimonio porta sfortuna. Mi hai mandato una cosa? No. Anche io a dopo, amore. Il mio fidanzato dice che ha mandato qualcosa per me. Oh, ma certamente un attimo. Ecco. Il suo futuro sposo ha buon gusto, su questo non c'è dubbio. Ehi! Trovato niente? Non capisco perché continua a surriscaldarsi. Ho controllato carburatore e accensione. E l'impianto di raffreddamento? La ventilazione è a posto. La cinghia? Anche quella. Il circuito di raffreddamento perde liquido. Il fatto è che non capisco da dove. Questa cosa ha un significato. Quale cosa? Ho rivisto Sophie. La fichetta in panne. Quella che è arrivata dal nulla e che è sparita senza il suo rottame. La notte con lei ti è costata un bel po' di soldi. E anche a me. È ricomparsa all'improvviso e in grande stile con l'autista, la limousine. Ha trovato uno coi soldi. Cavolo, Bruno, dimenticala. Ci ho provato in tutti i modi, Hank. Il sesso era così fantastico. Formidabile. Ma non si tratta di questo. Sì. E la terra è piatta.
con Sophie. L'ho vista e lo so che è da matti, ma all'improvviso mi sono sentito completo. Sei fuori di testa. Per lei è stata la stessa cosa e oggi è risuccesso, anche se per un attimo. Ma poi è risparita. Lo vuoi capire che non ci sarà mai niente con lei? Né con lei, né con questa macchina. Vendiamola. No, è la macchina di Sophie, non la venderò mai. Lei non la vuole indietro e non vuole nemmeno te. Non hai neanche il suo numero di telefono. È il padrone del locale. Non rispondi? Io li querelo. Tutti. Stavolta gliela faccio vedere io. Mi vuoi dare una mano? Ma adesso dove andremo? Finché la cosa non si chiarisce in albergo e in un altro. Ok, allora prenoto al Crystal. Considerando la situazione del momento, meglio qualcosa di meno caro. Meno caro? L'hai scordato? I miei conti sono bloccati. Sì, ma avrai dei soldi da qualche parte? No, perlomeno niente di cui possa disporre. Dove sono i gioielli? Un regalo è un regalo. E il numero del conto che ho aperto a tuo nome? Hai detto che era per i momenti brutti. Questo è un momento brutto, Melissa. Mi dispiace, Don. Io sono una fidanzata per i momenti belli. Ci hai ripensato all'idea del servizio limousine? Guanti in pelle invece che mani unte, completo elegante invece che stracci, ricchi passeggeri invece che poveri. Mi hai dato un'idea. Sei d'accordo? Ma hai ancora quell'amico in polizia? Sì, ma solo per problemi davvero gravi. Questo è grave, devo trovare Sophie. Forse ci riesco tramite la limousine su cui viaggiava. E se la trovi poi che fai? Poi... le dico che non posso più vivere senza di lei. Senti, sul giornale ho visto una rubrica per gli annunci di ricerca. Romantico titolare di officina cerca Sophie per riparare il suo cuore. Oppure affiggi un volantino segnaletico con un identikit. Sei un genio. Complimenti, è bellissimo. Grazie. Vuole che le faccia un ritratto? No, no, non a me. Ma può farne uno in base a una descrizione? Non c'è problema. Circa 25 anni. Bionda, capelli di seta, un bel viso, un sorriso incantevole, uno sguardo luminoso. Un essere di un altro pianeta. Sei proprio tu. Ciao, Abigail. Tua madre non è in casa. Sai dove sia? A quest'ora. Va a giocare a bingo al pub. Vuoi che le dica qualcosa? No, grazie. Ha visto Melissa? Sì, ha chiamato un taxi e ha detto all'autista di portarla al Crystal. Ah. Se posso permettermi di fare un'osservazione, signor Brown, con molti soldi ci si può comprare un bellissimo cane di razza, ma non è detto che scodinzoli. Non avrebbe potuto dirmelo prima. Certo, ma sarebbe cambiato qualcosa? Probabilmente no. È esattamente per questo che non gliel'ho detto. Ho motivo di credere che non vedremo la signorina Melissa molto presto. Già, a meno che non vada a cercarla al Crystal. È sicuro che non le serva la macchina? Certamente, non quanto serve a lei, signore. Allora mi ricordi di darle un aumento di stipendio appena l'albergo sarà di nuovo mio. Grazie, signore. Crede che ci sia qualche chance? Speriamo che sia solo una ritirata tattica e lei dovrà difendere la postazione per me.
Ma certo, signore. E dove pensa di andare ad alloggiare ora, signore? Buongiorno, signor. Brown. Don Brown. Cosa ci fa qui, signor Brown? Mi ero solo appisolato un attimo. Può scendere dall'auto? Sì. È ubriaco, signore? No, no. Sono solo un po' anchilosato dalla posizione. Fa freschetto oggi? A me non sembra. Comunque qui non può stare. Me ne vado. Ora ho voglia di un caffè, vado a prenderlo in mensa. Ci vediamo. A domani. Stuart! Ho appena parlato con il decano. La facoltà di sociologia avrà presto bisogno di un nuovo docente. È molto probabile che ai candidati venga richiesta una laurea in mediazione per poter fare domanda. Vuoi dire che tu potrai fare domanda? Figurati quanti candidati si presenteranno. Centinaia, però. Io sono il presidente della commissione esaminatrice, potrei darti una mano. Sarebbe sensazionale. Teresa, tu hai sicuramente molta più esperienza di vita degli sbarbatelli a cui insegno. E hai anche un grande talento. È quello che mi ha colpito di te fin dall'inizio. Non contraddirei mai il mio professore. Adesso siamo colleghi. Ora non dobbiamo far altro che redigere una bella domandina e poi andremo a festeggiare. Mi stai corteggiando? Se anche fosse. Manca ancora molto? Solo 5 minuti. Ciao, piccola mia, grazie per il cestino. Peccato che non ci siamo incontrate. Salutami il tuo fidanzato, tienitelo ben stretto. Baci, mamma. Io devo andare, non nuotare via. Passa una buona giornata, amore. Come sempre con te. Di fretta. Arrivo, Stuart. Sei in anticipo. Ciao, Teresa. Prego, fammi entrare. No, vattene. Non posso. Abbiamo un problema. Oh, sì. Ha 25 anni e si chiama Melissa. Quel problema è stato sistemato. Il nostro è molto più grosso. Siamo rovinati. Siamo rovinati. Hai messo a rischio il patrimonio che avevamo in comune. Il mio consulente finanziario mi aveva detto che il rischio era assolutamente minimo e che la rendita sarebbe aumentata di anno in anno. È sul suo consiglio che ho acquistato quelle azioni. Sì, e alla fine ha ipotecato l'albergo. Don, l'acquisto di azioni su credito è un suicidio. Qualsiasi giornale economico più o meno serio sconsiglia di farlo. Da quando sei così preparata sull'economia? A parte questo, anche tu hai approfittato per anni del mio suicidio. Secondo te perché riuscivo ad essere così generoso? Solo perché avevi la coscienza sporca. Con gli assegni mensili ti sei potuta permettere l'affitto di questa casa. E dove dovevo andare? Da Bruno in officina? Rinfacciarci le cose a vicenda non serve a nulla. Non ho niente da rimproverarmi. Tu hai sbagliato i tuoi conti. Di nuovo.
Io non ho nessuna responsabilità. Tina ebbe un incidente. Sì, al trekking tour che tu le regalasti contro il mio parere. E me ne pento ogni giorno della mia vita. Questa è l'unica cosa che abbiamo in comune. Aspetti qualcuno? Ma chi è? Non sono affari tuoi. Sei davvero incantevole. Vogliamo andare? Mi dispiace, non posso. Ma avevamo detto di festeggiare insieme. Sì, ma questo momento è inopportuno. Decisamente inopportuno. Don Stewart, Stewart Don, il mio ex marito. Purtroppo è successa una cosa molto grave e dobbiamo andare subito a parlare con un avvocato. Recupereremo la nostra cena. Ci voleva un po' d'aria fresca. La visita dall'avvocato è stata un fiasco. Già, un vero fiasco. Nel suo caso non c'è niente da fare. Ci saremmo risparmiati un sacco di cose se tu avessi letto le clausole in piccolo. Ecco qui, guarda. Nell'ultima pagina c'è scritto chiaro e tondo. C'è la consistente possibilità di una perdita totale. Ma è piccolissimo. Senza occhiali si legge a malapena. Nei drugstore si trovano un paio di sterline. Se ne ha bisogno a una certa età. L'ho già detto anche all'avvocato. Foster mi ha sempre parlato benissimo di Grant Anderson Smith. Quell'uomo è un genio. Ah, certo, nello spennare gli altri. La banca comunque è corresponsabile. Mi hanno prestato i soldi e hanno guadagnato su di me. Già. Dobbiamo riuscire a parlare con Anderson Smith al più presto. Dopotutto è lui che comanda. E che cosa vuoi dirgli? Signor Anderson Smith, la prego, ci ridia i nostri soldi? Hai una proposta migliore? Domani mattina andiamo da lui. Non lo mangiavo da molti anni. Sazia e costa poco, è meglio che ti abitui. Non ci riceverà nemmeno. È un top manager, non ha contatti diretti coi clienti. Quello fa affari sui campi da golf. Vuoi affogarlo? Chi? Quel tizio? No, il pesce. Troppo sale fa male. Adesso abbiamo altri problemi. Sei d'accordo? Io lo chiamerei, signorina. Come, scusi? Questa è lei, vero? Qualsiasi guaio abbia combinato, se un uomo si dà tutto questo da fare per lei, merita una seconda possibilità. Buona giornata. Grazie per il passaggio. Oh, perdonami. Troppo aceto, non l'hai mai digerito. Ci vediamo. Hai del cognac in casa? Il pub è a 5 minuti da qui. L'hai dimenticato? Sono al verde. Ti presto qualcosa. Anzi, tranquillo, è un regalo. Grazie. Dove andrai a dormire? Da Bruno? Non credo. Ultimamente io e lui non siamo in buoni rapporti. Nei momenti difficili la famiglia torna unita, no? È bello che lo pensi anche tu. Scordatelo. Solo una notte, che sia chiaro. E domattina presto sistemiamo quel Grand. E quando riavremo l'albergo, ognuno andrà per la sua strada. Esatto. Ma chi era quello di prima? Chi? Quello Stewart. Un collega. Con cui presto collaborerò all'università come docente. Docente? Di cosa? Mediazione, pacifiche risoluzioni dei conflitti. Ho finito gli studi e mi sono laureata. Non ne sapevo niente. È normale. Bruno ci invita separatamente e non ci vediamo mai. Ed era meglio che continuasse così. Il bagno degli ospiti è in fondo a destra. Grazie. Sei davvero molto gentile, Teresa. Se non avessimo un figlio in comune, dormiresti di nuovo nella macchina di Miles. La foto del nostro matrimonio. Il vetro l'aveva rotto Tina. Non è vero? No. Era stato Bruno. Tina ti disse che era stata lei soltanto per proteggere il fratello.
Buonanotte, donna. Notte. Mi passi la 23, per favore. Che vuoi? Sophie. Che significa? Che volevo assolutamente rivederti. E ha funzionato. La devi smettere. Di fare cosa? Di insistere per rivedermi. Ci ho provato, davvero. Non riesco a toglierti dalla mia testa e dal mio cuore. Abbiamo passato insieme solo 2 giorni. Ci conosciamo appena. 2 giorni assolutamente speciali. A quanti uomini hai detto che li amavi la prima notte? A 1 di troppo. E per colpa del gin ne avevo bevuto tantissimo quella sera. Non dipendeva dal gin e non avevi le idee confuse. Abbiamo sentito entrambi quell'energia, era magica. E puff, sparita. È così con gli incantesimi sbagliati. Ehi! Perché menti a te stessa? E tu perché insegui chissà quale fantasia? Sei molto bravo a rimettere in sesto vecchie carrette arrugginite, ma a me non basta. Io non sono adatta a uno svitabulloni. Non voleva offendermi. Desideravi così tanto fare quel tour. Non potevo immaginare quello che sarebbe successo. Sei proprio sicuro che lo troveremo qui? Foster non faceva altro che dirmi che lui e Anderson Smith si incontravano di mercoledì qui al campo da golf. Come facciamo a entrare? Dalla porta, ovviamente. Ma certo, a risentirci. Parlo io con lei. Ci so fare con le donne. Buongiorno. Che posso fare per lei, signor? Vorremmo parlare con il signor Anderson Smith. Siete soci del club? No, Rachel. Posso chiamarla Rachel? Io sono Don. Mi dispiace, ma se non è socio non posso farla entrare, Don. No, se vuole può farlo, Rachel. Ha impegni per domani sera, conosco un ottimo ristorante di pesce. E che ne pensa sua moglie di questa proposta? Oh, è la mia ex moglie, io sono single. È davvero molto... Urgente? Lo sapevo, ci capiamo al volo. Mi dispiace, ma al club sono ammessi solo i soci e i loro ospiti. Non può fare neanche un'eccezione? Purtroppo non facciamo eccezioni. Neanche per gli uomini single e le loro ex mogli. Arrivederci. In effetti ci sai fare con le donne. Perché non chiude un occhio soltanto per una volta?
Lei non ci ha mai visti. Signore, se non la smette subito, la guardia del corpo del signor Anderson si occuperà di lei. C'è qualche problema? Prova a metterla in moto. Ecco, lo sapevo. La bobina? Ho un cortocircuito. Giuro che non la sopporto più. Bruno Brown è il proprietario del locale. Sì, anche a lei, signor Dan. Mi scusi se non l'ho richiamata. Ha che cosa? Un'offerta. Mi coglie impreparato. Prima devo parlarne con il mio socio e poi mi farò risentire. Bene, anche a lei. Che c'è? Altri problemi? Sì e no. Ha un'offerta di acquisto per l'officina. Quindi noi dobbiamo andarcene. Non se la compriamo noi. Te l'avevo detto di lasciar parlare me. E ci avrebbe fatto entrare senza essere soci. E tu credi che le donne si lasciano abbindolare dai tuoi modi melliflui? Alcune sì, un tempo almeno. Perché eri più giovane e più affascinante. E come l'avresti affrontata tu? Non così sfacciatamente, in modo diplomatico. Io sono una mediatrice laureata. Avresti meditato con la guardia del corpo finché non ci avrebbe fatti entrare? Si dice mediare, non meditare, poi... Cosa? Prima regola della mediazione. Coordinazione anziché colluttazione. Sta tranquillo. Allora? Ha attaccato. Non è una buona idea chiedere dei soldi in prestito a mio padre. Sì? Sì, esatto. Oh, certo, e come? D'accordo, bene, a dopo allora. Un nuovo cliente, oppure hai vinto alla lotteria? La persona che ha chiamato conosce Sophie e mi dà il suo numero. Sì, deve essere lui. L'altro è Foster, della banca. Che facciamo adesso? Devo riflettere. Che dice la seconda regola della mediazione? Dialogo di ritorno. Per assicurarsi che le parti in conflitto parlino della stessa cosa, devono ascoltarsi e poi riferire con parole proprie quello che hanno capito. Invece io ho capito che tu non hai idea di quello che dovremmo fare. Che cosa c'è? Mi scusi, capo. All'entrata si è presentato un certo Don con la moglie e voleva parlare con lei. Don Brown? Sì, ha provato a entrare qui. Ritirata tattica? Assolutamente no. Come avrà fatto questo Brown a sapere che il mercoledì avrebbe potuto trovarmi al club? Io forse una volta gli ho accennato che giochiamo al golf insieme. Mi dispiace, mi è sfuggito. Già, che ci vuoi fare? Comunque per fortuna tutti i documenti sono chiusi in archivio. Non ne esiste una copia? Ma sì, certo. Una sola, e la porto sempre con me. Dobbiamo riuscire a parlargli da soli. Sì, e come? Tu scappi, il gorilla ti insegue e io intanto aggancio Grande Foster. Dovrei farmi picchiare? È questa la terza regola della mediazione. Smettila e comincia a correre. Oh, dove sarà finita? Forza, va a cercarla. Aiutalo, altrimenti ci mette un'eternità. Perfetto. Su, cerchiamo questa pallina. È una splendida giornata per giocare a golf, vero? Che cosa vuole? Parlare con lei. Vado a cercare qua su. Perché non prendete un appuntamento? Perché il suo ufficio non ne dà. Adesso mi stia a sentire. Scusa, donna, eravamo d'accordo. Non volevamo cominciare la conversazione in questo modo. Il mio ex marito ha investito molti soldi nei suoi fondi. Per essere sinceri, tutto quello che avevamo.
Ma prima di procedere legalmente contro di lei, vorremmo tentare una soluzione consensuale. Oh, adoro le soluzioni consensuali. Quindi, a che soluzione aveva pensato, signora Brown? Potrebbe bilanciare le nostre perdite. Il mio ex marito, come posso dire, insomma, confidando in lei, ha ipotecato il suo albergo. È della nostra famiglia da generazioni, capisce quanto ci terremmo a riaverlo? Oh, ma naturalmente. Sa cosa mi ha detto una volta un banchiere? Gli azionisti sono stupidi e arroganti. Stupidi perché comprano azioni e arroganti perché si aspettano dei dividendi. Brutto imbroglione! Io ti... I signori se ne vanno. Su, forza! Ehi! Metta giù le mani da mio marito! Se vi vedo di nuovo qui, ricordatevi che questo è stato soltanto un assaggio. Chi si incontra sempre due volte. Infatti questa era già la vostra seconda volta. Stai bene, Don? Sì, tranquilla. Gli hai appena detto che sono tuo marito. Vuoi che vada a dirgli la verità? No. Anderson Smith ha imbrogliato anche voi? E l'ha addirittura ammesso. E lei non ne ha alcuna prova, immagino. Scusi, ma a lei che cosa importa? Purtroppo ha imbrogliato anche me. Ma un farabutto simile non è facile da battere. Perlomeno non legalmente. A proposito, io sono Eleanor Richards. Ecco. E ora il numero, per favore. Che c'è? Il numero di Sophie non dovrebbe valere di più per lei? Ho sostenuto delle spese. L'ho chiamata al telefono. Ok, questi dovrebbero bastare, no? Grazie. Buona fortuna. Le auguro ogni bene per il futuro, Sophie. Grazie mille. Oh, mi scusi. Sì, pronto? Sono io, Bruno. Come hai fatto ad avere il mio numero? Sophie, ti prego, non riattaccare. Lo so che vuoi essere lasciata in pace. E allora perché non lo fai? Perché voglio una chance per dimostrarti che apparteniamo l'uno all'altra. Ah, sì? Sì. Giura che poi non mi chiamerai più. Promesso. Ci vediamo alle 3, d'accordo? Tu sai dove. Aspetta, io... Ecco. Buona fortuna. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Quindi ha investito anche lei nei fondi Grand, Eleanor? Sì. Prego. Grazie. Il mio defunto marito voleva salvaguardarmi economicamente. Si è fatto abbindolare da quel truffatore solo perché gli aveva promesso una percentuale di rendita in più. Già, a voler fare il passo più lungo della gamba... Ci si rimette quasi sempre. Il mio consulente aveva delle cifre convincenti e... Ben Foster? Sì? Ha consigliato anche mio marito. Oh. Bene, e cosa intendeva prima con perlomeno non legalmente? Oh, furto, aggressione, ricatto... Cosa? Il rapimento lo sconsiglierei perché suscita troppo scalpore. C'è sempre qualche testimone. Dobbiamo aspirare a una soluzione che passi inosservata. Inosservata? Da un po' di tempo Teresa lavora come mediatrice e non ama ricorrere alla violenza. La violenza è sempre l'extrema ratio. Noi rivogliamo solo i nostri soldi e nessun problema con la polizia. Gradisci una tazza di tè? Ah, sì, grazie. Bene, puoi venire a darmi una mano? Credi che dica sul serio? Hai sentito? Legalmente non ce la faremo mai. Quindi è lecito pensare ad altre soluzioni. Sì, per esempio quel Foster. Che ne dici di lui? Giocano a golf insieme, fanno comunella. Quello se ne lava le mani. Gli interessano solo le provvigioni che incassa. Ah, davvero? Per come ha insistito perché investissi in quei fondi, direi che è così. Nei documenti dei fondi non si parla di provvigioni. E allora? Ti sposti? Sì. Dopo la crisi delle banche la legge è stata inasprita. Se banche o consulenti incassano provvigioni di nascosto di cui tu non sai nulla, si può obbligarli ad annullare subito l'accordo. E tu come lo sai? Al contrario di te leggo i giornali.
Grazie di essere venuta. Dammi il tuo cellulare. Perché? Dammelo e basta. Voglio solo assicurarmi che non mi chiamerai mai più davvero. Sono uno di parola. Anch'io, come vedi. E adesso? Prendi un biglietto, forza. Magari vinci qualcosa di bello. Sì, certo. Bruno. Complimenti, è il primo premio. Scommettiamo che su tutti i biglietti c'è il tuo nome? Rosa. D'accordo, va bene. Se vuoi avermi con una rosa, mi avrai con una rosa. Io non ti voglio né con né senza rosa. Ricordi quando convinsi quello della giostra a farla partire solo per noi? Sì, con quale trucco ci riuscisti? È un segreto. Su, forza. Sali. Sophie! Che è successo? Bruno, tu mi piaci. Sei un tipo in gamba. Molto in gamba. Hai ragione, c'è stato qualcosa tra noi. Qualcosa di molto, molto speciale. Ma a me serve un uomo che possa offrirmi di più di un paio d'ore al Luna Park. Quell'uomo l'ho trovato e lo sposerò nel fine settimana. Dov'eri finito? Hai parlato con tuo padre? Mi sono visto con Sophie. E davvero non vuole saperne di me. Mi dispiace. Ma prima o poi bisogna guardare in faccia la realtà. È vero, all'inizio fa male. Ma sopravvivrai. Sei una vera fonte di consolazione. Lo so. Posso fare qualcos'altro per te? Dammi qualcosa su cui lavorare. Dov'è la cabrio? Sei riuscito a farla partire? Beh, in un certo senso. E dov'è? L'acquirente sta facendo un giro di prova. Ma un momento. Vuoi vendere la macchina di Sophie? È solo un maledetto pozzo senza fondo in cui abbiamo buttato tempo e denaro. Chiamalo e fallo rientrare subito. La metà di questa officina è mia, giusto? E la possibilità di comprarla non me la faccio sfuggire solo perché tu hai perso la testa. Chiamalo. Lo sai che ho ragione! Con questa cimice si sente tutto quello che viene detto nel raggio di 10 metri, anche se solo sussurrato. Questo è per intercettare. La batteria dura una settimana, ci si può anche andare a nuotare, funziona lo stesso. È speciale, non lo vendono nei negozi. Dove ha preso questo armamentario? Mio marito era nell'MI6, i servizi segreti. Era responsabile delle trasferte. Un paio di vecchi colleghi ci dovevano ancora un favore. E che dovremmo farci esattamente con questa roba? Io sono sicura che prima o poi il signor Anderson Smith incontrerà il signor Foster per tranquillizzarlo. E come gli metteremo la cimice addosso? Ci conosce? Non riusciremo ad avvicinarlo. Mamma, ci sei? Siamo qui fuori, caro. Buongiorno. Problema risolto, no? Abbiamo perso l'albergo e io vengo a saperlo solo adesso. Finora non te ne sei interessato molto. Anche se non lo volevo, non significava che non mi interessasse. Vogliamo salvare il salvabile e per farlo dobbiamo piazzare una microspia. Ma non possiamo avvicinarci a lui perché quell'uomo ci conosce. E secondo voi dovrei farlo io? Voi siete pazzi. Quel tizio ha svuotato i fondi da lui stesso creati e poi ci ha mandati in rovina. Tuo padre ci aveva investito tutto il suo patrimonio.
Non lo so. In fondo dovresti solo pedinarlo. Poi noi cercheremo un'occasione per piazzare la cimice. Ci aiuterai? Lo farò. Ma per la mamma. Scusate il poco spazio, ma ho dovuto liberare il mio appartamento e ora vivo qui. Oh, vuole trasferirsi momentaneamente da me? Oh no, la ringrazio, preferisco restare nel campo. Bel ragazzo vostro figlio. Lo so, Don è molto critico sulle sue scelte lavorative. Penso solo che sprechi il suo talento, invece mia moglie lo appoggia. Ha interrotto gli studi, si è messo a fare il meccanico e nessuno mi ha detto niente. Tu hai rotto il nostro matrimonio e ti sei messo con Melissa e nessuno mi ha detto niente. Beh, c'è una bella differenza. Don si è consolato con una cameriera più giovane di 20 anni, poco dopo la morte di nostra figlia. Tina era morta da 1 anno e lei mi faceva capire ogni giorno che mi riteneva responsabile. A un certo punto non ce l'ho fatta più. Sì, e così mi hai lasciata sola. No, eravamo soli già da prima, lo sai bene. Ma cosa stai dicendo? Vivevamo insieme e cercavamo di evitarci il più possibile. Io volevo parlare con qualcuno. E non potevi parlare con me. Avevo bisogno di qualcuno che mi abbracciasse di nuovo. E come mai alla fine vi siete pure spogliati? Anche se non mi credi, quello è venuto molto dopo. Comunque, se posso permettermi un'osservazione, voi non vi comportate come una coppia di coniugi che non sono più sposati? Questo è un complimento, immagino. Sta arrivando. Bello che tu sia già qui. Salve. Allora, mi dica. Vorremmo vedere qualcosa. Passa davanti al negozio senza farti notare. Piace? Ma è enorme. Ah, 10 carati. Per te niente è troppo costoso, tesoro. Tu sei pazzo. Allora? Che c'è? Lì dentro c'è Sophie. È il tizio che ha rovinato papà e il suo futuro marito. Le ha mostrato un anello pazzesco. No! Bruno, una che si accompagna a un uomo simile non fa per te. Senti da che pulpito. Tu non sai perché si è messa con lui. Potrebbe avere a che fare con l'anello. No, no, quello l'hanno restituito al gioielliere. Già, probabilmente deve essere adattato. Aspettiamo fino a che non se ne vanno, poi sarà il nostro turno. Scommetto che lei desiderava da molto tempo fare un bel regalo a sua moglie. Scusatemi, ex moglie. Buongiorno. Buongiorno. Posso aiutarvi? Ah, lo speriamo davvero. Cerco un anello per questa splendida donna. Che genere di anello aveva in mente? Qualcosa di straordinario. Sa, siamo già stati sposati una volta. E se si ottiene una seconda chance, non si bada a spese, giusto? I dettagli non interessano a nessuno. Ma questo buon uomo deve sapere che cosa cerchiamo. Comunque, vi faccio le mie congratulazioni. È bellissimo che due persone abbiano il coraggio di sposarsi di nuovo. Troveremo sicuramente qualcosa di adatto. Perché non date un'occhiata a questi qui? A me sembrano troppo normali. Te ne piace qualcuno? No. Non avrebbe qualcosa di più imponente? Magari con un paio di carati più? Tu sei pazzo. E tu sei modesta. È questo che amo di lei.
Sentite, ho appena venduto un anello che forse si confà a quello che è il vostro desiderio. Volete vederlo? Ah, sì. La vuoi smettere? Eccolo qui. Come vi ho detto, è già venduto, ma sono sicuro che riusciremo a trovare qualcosa di simile. Oh, sì, questo è meraviglioso. Posso? È splendido. Sì, questo è un sogno. Sì, è un anello bellissimo. Un sogno. Che luce. Sì, ma è meglio che i sogni non diventino realtà. Perché ricommettere lo stesso errore? Andiamo? Sì. Arrivederci. Allora? La cimice è nel cofanetto. E adesso? Io mantengo la postazione e aspetto che l'anello venga ritirato. Potrebbe volerci del tempo. Nessun problema, ho la mia casa con me. Vi auguro una buona giornata. Vieni, Bruno. Andate, ci penso io. Ci vediamo. Stia bene. Non sapevo che fossi un'attrice così brava. Anche tu non sei male. Siamo sempre stati una bella squadra. Lo eravamo davvero? Forse abbiamo semplicemente recitato molto bene per tanto tempo. Che vuoi dire? Che la morte di Tina ha solo accelerato gli eventi. Vuoi dire che ci saremmo separati comunque? Beh, io ero felice con te. Qualcosa di me ti dava fastidio, sii sincero. Diciamo che durante il nostro matrimonio sei diventata sempre più rigida. Di cosa stai parlando? Ogni cosa era al suo posto. Per tutto c'era un programma. Niente era spontaneo. Ma cosa dici? Non è vero. Sì. Tu sei diventata precisa. Diventata precisa io? Non dimentichi mai un compleanno. Sei sempre puntuale, perfettamente pronta. Con te è sempre tutto prevedibile. Sei talmente affidabile che gli altri si sentono in colpa. Quindi io sarei una persona coercitiva, non è così? Scommetti che so dirti esattamente cosa hai nella borsetta? Chiavi, documento, cellulare, occhiali, portacipria, rossetto, caramelle alla menta, taccuino, matita, borsellino con la carta di credito, bancomat e 50 sterline in caso la carta non dovesse funzionare. Naturalmente gli spiccioli per il parcheggio. Ho scordato qualcosa? Altro che? Prevedibile. I tuoi genitori e noi due. Come i quattro moschettieri. Uno per tutti, tutti per uno. Temevo che non avresti più sorriso. La donna della mia vita sposa un tizio che le regala un anello con un diamante. Da me avrebbe ricevuto solo un anello d'argento. Io lo troverei molto più romantico. Ma il romanticismo non funziona più con le donne. È tutta una merda. Scusi. Ti dico una cosa che forse non sai. Essere vecchi non è molto piacevole e non avere soldi in vecchiaia lo è ancora meno. Ma niente di tutto ciò ti riguarda. Sei giovane, intelligente e molto bello. Puoi ancora ottenere tutto ciò che vuoi. C'è solo una cosa che non puoi fare: arrenderti. Arrendersi è una merda. Oh, scusami. La cena è quasi pronta. Perché hai cucinato? Volevo contraccambiare la tua ospitalità. Dopo pulisco tutto. Non c'è fretta. Io mi vedo con Stuart e recuperiamo il nostro appuntamento. Oh. Recuperate tutto l'appuntamento? È colpa della tua borsetta. Insomma, del suo contenuto. Non credo che questi siano affari tuoi. Hai ragione. Avrei solo voluto che me ne parlassi prima. Non ne devo rendere conto a te? No, assolutamente. È solo che speravo di potermi scusare con te durante la cena. Non è stato carino da parte mia farti certe accuse. Sei stato sincero.
Avrei solo voluto che me ne parlassi prima. Teresa, lo sai, io sono... Sì, insomma, uno che non si confronta. È vigliacco, la parola giusta. Già, è vero, hai ragione. Io sono un vigliacco e un idiota. Ho capito già da tempo che con Melissa ho fatto uno sbaglio enorme. E più di una volta ho sperato che... io e te... Buona serata, donna. Là piazzeremo il palco per la banda e lì accanto il tendone con il bar dove si potrà ballare. E questa area la chiuderemo per i fuochi d'artificio. Bene, bene. Che facciamo se piove? Potremo entrare dentro, ma possiamo anche deciderlo all'ultimo minuto. Sei soddisfatta dell'organizzazione? Ma certo, molto. È confermata la cena per una cerchia ristretta? Non verrà nessuno della sua famiglia, signora? Possiamo benissimo invitarli, i tuoi parenti decrepiti. Altrimenti risparmiamo un bel po' di soldi. Anche se ci manderebbero falliti. Lo so. Già, è tutto grazie a questa bella famigliola. Chi sono? I Brown. L'albergo appartiene a... Mi scusi, apparteneva a loro. Proprio così. Fino a due giorni fa. Bruno. Ciao. Hai fame? L'avevo preparata per due. Mamma dov'è? È uscita con Stuart, un suo collega. Giornataccia, eh? Ma non ti piace? Io dico sempre, l'appetito viene mangiando. Gli ultimi giorni sono stati un po' difficili. Se ti va, puoi parlarmene. Non credo che il mio ex marito sia un argomento interessante per te. Hai pienamente ragione. Tua madre pensa che ci saremmo separati comunque. E tu no? Ci siamo sempre completati. Il risultato siete voi figli. Pensavo che fossi fiero solo di Tina. Questo non è vero. Ma così sembrava, papà. Per te Tina faceva tutto bene, mentre io facevo tutto male. Hai sempre pensato che l'officina fosse solo un hobby per me. Ma non è così. C'è il mio cuore lì dentro. Allora è la cosa giusta per te. Mi dispiace di non poterti aiutare con l'acquisto. Praticamente ho sbagliato tutto nella vita. Con tua madre... Con te, con Tina. Se solo non le avessi regalato quel viaggio. Sarebbe partita lo stesso. Lei ha sempre fatto quello che voleva. Avrebbe voluto vederti lottare. Si può fare tutto tranne che arrendersi. Arrendersi è una merda. L'ho imparato oggi. Le auguro una buona serata. La ringrazio. Buonasera. Signore, se ha bisogno di altro, mi chiami pure. Grazie. Ho tutto quello di cui ho bisogno. Piccola, apri la bottiglia. Adesso si festeggia. Dimmi, non ti dispiace per quelli che hanno perso i propri soldi? Ad esempio, per gli ex proprietari del nostro albergo. Miles ha detto che apparteneva a quella famiglia da generazioni. Sembrano delle brave persone. Brave forse, ma molto sciocche. Nessuno li ha obbligati a investire tutto il loro patrimonio nei miei fondi. È così e basta. L'alta finanza è un gioco. E a volte qualcuno ci rimette. Non tu. Perché ho scelto bene il mio lavoro. E poi dovrei avere compassione della gente ricca. Loro si sono mai preoccupati di noi. Un tempo, in un posto di questo genere, avremmo potuto mettere piede solo come dipendenti. Ora la baracca ci appartiene, abitiamo in una suite. Ti avevo promesso che avremmo lasciato il campo caravan, piccola. Guardati intorno. Promessa mantenuta. Thank you.
Grazie per la serata, per avermi supportato. Sai, secondo me dovresti cominciare un nuovo capitolo della tua vita. E grazie per avermi riaccompagnata. Buonanotte. Don. Non stai dormendo. Abbiamo diviso lo stesso letto per 25 anni. So quando non dormi. Già tornata? Com'è andata la soirée? Ho capito una cosa. Tu e Stuart? Siamo buoni colleghi. Non sono ancora pronta per una nuova relazione. Non voglio una nuova relazione, io voglio solo te. Ma allo stesso tempo ero così arrabbiata. Anche se sapevo che non era giusto, avevo bisogno di un colpevole. Pensi di potermi perdonare? Non c'è niente che dobbiamo perdonarci. Perdere Tina è stata una cosa terribile, ma che noi due ci siamo allontanati è stato... Bruno. Non sapevo che il Royal Park appartiene ai tuoi genitori. Apparteneva. Tu non mi hai raccontato niente di te. Ti metteva in imbarazzo provenire da una buona famiglia? Io ti ho raccontato di me, di mia madre e della mia vita nel campo caravan. Come erede di un albergo avrei avuto più chance, forse? Come hai potuto metterti con quello? Lui prima non era così... Così stronzo? Ci conosciamo da quando siamo bambini. Grand un tempo era molto povero, proprio come me. Ed è riuscito a costruirsi qualcosa da solo. Sì, ma a spese degli altri. Complimenti. Ho sbagliato a venire qui. Cosa volevi veramente? Volevo che sapessi che mi dispiace molto. La storia dell'albergo. Adesso ti senti meglio? Posso parlare con Grand. Forse io sono l'unica che ascolterebbe. Ci conosciamo davvero da un'eternità. Quell'uomo è senza speranza. Tu non sai cosa significa non avere niente. Certo, ma so che cosa significa perdere qualcosa a cui si tiene. È stato così dopo la morte di mia sorella e la separazione dei miei. E dopo che tu sei sparita. Buongiorno. Da quanto tempo sei seduto lì? Avrei voluto prenderti la colazione, ma non ce l'ho fatta.
Volevo continuare a guardarti. Non avrei mai pensato che alla fine sarei stato grato al signor Anderson Smith. Per che cosa? Per te. Per noi. Vai a prendere la colazione, ho fame. E poi ci riprendiamo il nostro albergo. D'accordo. Che cosa fa con quella foto? Il signor Anderson Smith mi ha pregato di toglierla. Baby, ho ripensato a lungo a tutto quello di cui abbiamo parlato ieri. Beh, non tanto ai proprietari quanto all'albergo. Devo dire che questa bicocca non è niente male. Ovviamente avrebbe bisogno di qualche piccolo ritocco. Ma di questo vi intendete più voi donne. Allora, che ne dici? Avresti voglia di occuparti dell'arredamento degli interni? Io? Ma certo, tu hai un gusto fantastico. Del resto hai scelto me. Miles, mostri l'albergo alla mia fidanzata. E sia molto gentile con lei, altrimenti la sua posizione sarà la prima ad essere rivista. Nero, senza latte né zucchero. Grazie, Don. Oh, ha fatto le ore piccole? Sono proprio contenta per lei e Teresa, anche se la situazione tra voi era già abbastanza chiara. Già, e sistemeremo anche il resto. Oh. Mettiamoci all'ascolto. Da quello che vedo è tutto pronto. La sua fidanzata sarà entusiasta dell'anello. Potrebbe accorgersi della differenza. Solo se fosse una gioielliera. Differenza? Quale differenza? Forse ha una nuova montatura. Ha la stessa scatola per entrambi gli anelli. Due anelli uguali, due cofanetti uguali. Ma una piccola differenza di prezzo. 500.000 sterline e 5.000. Devo farle i miei complimenti. Grazie mille, signore. Foster, le avevo detto di non telefonarmi mai più. Sapevo che lo avrebbe chiamato. Glielo ripeto, i Brown non potranno mai dimostrare niente, a patto che lei resti calmo. Foster, ora pensi al suo conto sull'isola di Jersey. Faccia un respiro profondo e cerchi di rilassarsi. E non mi chiami mai più. Come faccio ad essere sicuro di non scambiarli? Il cofanetto dell'imitazione ha questo ornamento sul fondo. Posso permettermi di farle una domanda, signore? Perché ha bisogno di un secondo anello? Diciamo, per sentimentalismo. I diamanti durano per sempre, ma le donne... Se un giorno la mia fidanzata dovesse lasciarmi, mi farebbe piacere che questo rimanesse con me. Mentre lei pensa di avere quello giusto. 500.000 sterline. Sì, ma la sua fidanzata invece riceverà l'anello da 5.000. Oh. Ha preso le sue precauzioni. È il modo perfetto per riciclare il denaro sporco. Quell'uomo è davvero un figlio di puttana. Purtroppo non abbiamo niente in mano. Ci servono nomi, contratti, prove. Ho un'idea. Combattiamo quel figlio di puttana con le sue stesse armi. Sarebbe a dire? Che fine avete fatto? Siete in ritardo? Non è mai troppo tardi. Signor Brown. Come va, Miles? Signora Brown, che piacere vederla. Adesso si occupa di giardinaggio, signore? No, Miles. Rivogliamo indietro l'albergo e ci serve il suo aiuto. Sono a sua completa disposizione.
Dove sei stato? Dal gioielliere. Il tuo anello è pronto. Controlla se va bene. Allora? Grazie, sarà costato una fortuna. Per te niente è troppo costoso, piccola. Wow, a che cosa lo devo? Tu non mi mentiresti mai, vero? Tesoro, ma cosa dici? Sì? Posso parlarle un attimo, signore? Che cosa c'è? Il signor Foster mi ha contattato perché lei non vuole parlare con lui. È vero? Devo riferirle una cosa, ma in privato, se possibile. Non è possibile. Un altro anello. Io vado dal parrucchiere. Sì. A dopo. Dobbiamo arrivare alla cassaforte che è nella suite. È probabile che quel tizio abbia messo lì l'anello più costoso. L'altro lo regala alla sposa e le fa credere che sia quello originale. Proprio così, lo prendiamo dalla cassaforte e se siamo fortunati ci troviamo anche qualche documento compromettente. Entreremo nella suite con il suo passepartout. Il codice per la cassaforte è sempre lo stesso, no? Sì. Allora dia la chiave a mia moglie e le scriva il codice su un foglietto. Certamente, signor Brown. Ognuno sa quello che deve fare. Io attiro quel tizio fuori dalla suite. Io faccio il palo, mentre lei apre la cassaforte. Bene, fermi. E la fidanzata di Grant? In questo momento si sta facendo arricciare i capelli. Molto bene. Dal parrucchiere? No, andiamo da un'altra parte. Vuoi sposarmi di nuovo? Ti sembra questo il momento, donna? Non so se sopravviverò. Che cosa hai detto? Finché morte non ci separi. Mi dispiace disturbare, ma... Ah, sì, sì, sì. Su, su, su. Chi è? Don Brown, vorrei parlare col signor Anderson Smith. Signor Brown, cosa posso fare per lei oggi? So delle provvigioni illegali che lei ha pagato al mio consulente finanziario. Ma davvero? Il signor Foster ha un ricco conto sull'isola di Jersey. L'abbiamo intercettata. È illegale e anche se fosse vero non avrebbe alcun valore in tribunale. Oh, ci rivolgeremo alla stampa e il suo nome sarà bruciato. Mi restituisca il mio albergo e dimentichiamo tutto. Esca subito dal mio albergo e dimentichiamo tutto. La incastreremo! Signor Brown! Mi dispiace davvero molto, signore. Mi ha mentito sostenendo di avere un appuntamento con lei. Non metta mai più piede in questo albergo. La prego davvero di scusarmi, signor Anderson Smith. Va bene. Se ne è accorto giusto in tempo. Proprio come del problema con il vino. Si è inacetito. Sì, versandolo si sente odore di aceto. Me ne sono accorto durante la decantazione. Quindi, che cosa facciamo adesso? Ne scegliamo un altro. La prego, venga con me. Ho già preparato tutto, signore. Però al massimo un minuto. Busso alla porta se arriva qualcuno. Mi sono permesso di operare una piccola preselezione, signore. Così non dovrà assaggiarli tutti. Miles, perché non ne sceglie uno lei e basta? Signore, non per il suo grande giorno. Sì, anche questo è vero.
4, 8, 9, 7. Ah. 4, 3, 4, 8, 9. No! Ha preso l'anello? Non ho con me gli occhiali per leggere. Ho digitato due volte un numero sbagliato. Questo è un 7, no? È un 1. Miles non sa scrivere i numeri. Fantastico. Prendiamo questo. Abbiamo ancora molti altri vini pregiati, signore. Miles vuole farmi ubriacare, forse. Cancelletto. Sì. Può dirmi che cosa ci fa qui, signora Brown? Suppongo che volesse solo dare un'occhiata a questo fantastico e costosissimo anello. Dove accidenti è finito? Puoi darlo a Bruno, per favore? È meglio che glielo dai tu personalmente. Quello puoi tenertelo, non vale quasi niente. Questo qui no. Ma quest'altro sì. Però sai dei due anelli? Te l'ho detto, io e Grand ci conosciamo da un'eternità. E sai, abbiamo entrambi problemi a fidarci degli altri. Allora siete proprio fatti l'uno per l'altra. Grazie. Ma al contrario di te, io non vendo il mio amore. Comunque, se vuoi davvero aiutare qualcuno, aiuta le persone che il tuo futuro marito ha fregato. Ah, ma questo vorrebbe dire niente anelli, niente autista, niente lusso. E ti ritroveresti con un meccanico. Bruno, sei proprio un idiota. Cosa? Ma perché credi che sia venuta qui? Andiamo, è innamorata pazza. È stata tutta colpa mia. Come una cretina ho dimenticato gli occhiali da lettura. Teresa, non sarebbe cambiato niente, non l'avremmo preso comunque l'anello. E dei documenti compromettenti non c'era traccia nella cassaforte. Anche questo è vero. E lei ha anche perso il lavoro adesso. Sì, ma almeno era un ottimo piano. Mi dispiace davvero molto, Miles. Uno per tutti e tutti per uno. Vi offro un giro di fish and chips. Miles. Non ho ancora capito perché Grande non ha chiamato la polizia. Probabilmente non vuole alzare un polverone né tantomeno avere la polizia in casa. Ho pensato che te ne fossi andata. Per via dei due anelli? Dimentichi che ti conosco da una vita. Già, evidentemente. È meglio che li rimetti in cassaforte. Nella cassaforte non ce li metto più, come hai visto, è troppo facile da aprire. Preferisco tenerli con me. Allora vuoi ancora sposarmi? Sì, ma una condizione. Che restituisci ai Brown il loro albergo. Sei matta. Hanno appena tentato di derubarci. Perché rivogliono indietro quello che tu gli hai sottratto. Di un po'. Ma che cosa ti è successo? Non ti riconosco più. Evidentemente il matrimonio mi rende sentimentale. Non preoccuparti, piccola. A me no. Addio, Grand. Stai scherzando, vero? Sophie, tu sei mia! È finita allora? A quanto pare.
Però almeno c'è un lieto fine. Guardate chi sta arrivando. Per fortuna vi ho trovati. Il suo fidanzato sa che lei è qui? Ex fidanzato. Oh. In questa chiavetta ci sono tutte le informazioni che vi servono per riavere i vostri soldi. Cosa? Sì, sapevo che Grand non faceva affari puliti, ma non volevo ammetterlo con me stessa e ho chiuso gli occhi. Era il prezzo da pagare per una vita felice. Mi sbagliavo. Grazie, Sophie. Grazie. Allora io vado. Sophie, possiamo fare qualcosa per lei? Salutate Bruno da parte mia. Oh, perché non lo fa lei stessa? Bruno ha mandato un'email poco fa. Ecco, chiunque... leggi tu. Sì. Chiunque veda questa donna, le dica che Bruno l'aspetta. Lei sa dove. Grazie mille. Sono molto contento che tu sia venuta. Dovevo ritirare il primo premio. Grazie. Come siete riusciti a mettervi d'accordo con il signor Anderson Smith così facilmente? Io ho una moglie che fa la mediatrice. Abbiamo esaminato le varie possibilità e, dovendo scegliere fra una pena detentiva e il totale risarcimento degli investitori, non ha esitato un istante. Anche se Eleanor voleva vederlo in prigione. Già. Non avere più un soldo per lui è la condanna peggiore. Ma non volete fare anche voi un po' di ferie? Qui il lavoro grava tutto su di noi, vero? Abbiamo offerto a Miles una meritata vacanza. È andato in crociera insieme ad Eleanor. Speriamo che la macchina non si fermi di nuovo. Sta tranquillo, l'hai riparata tu.